Ciao brava gente, oggi parliamo dell'affilatura dei coltelli a serramanico. Qualche piccola considerazione, in particolare una cosa importante da notare sul Ranger Grip 78, 79 e affini. Quindi, e poi vi dico come faccio io ad affilare sul campo. Questo è un pezzo di carburundum, quello moderno per le falci, ce ne sono di più tipi e grane. Allora, io volevo mostrarvi l'altro, vabbè, l'altro rosso. L'altro rosso l'avete visto, è una grana più grossa. Questo invece grigio ha una grana più sottile che mi va benissimo per affilare sul campo, anche perché adesso vi spiego il concetto qual è. Prendiamo un pennarello che si veda. Allora, vabbè, diciamo velocemente i vari tipi di filo, quindi c'è quello simmetrico in cui la lama si vede così ed è affilato in modo simmetrico dalle due parti. Poi, a seconda di come è fatto questo fianco, può essere concavo. Questo è concavo, è concavato. Può essere convesso, che praticamente il 100% dei fili fatti a mano è convesso, perché per quanto provi a tenerti piatto, comunque l'imprecisione della mano dà questo tipo di rotondità. Quindi diventa convesso. Poi c'è a scalpello. Ok, a scalpello è questo qui. Per capirci, il Victorinox, quello che avevo fatto la sfida con questo, il Soldier 08 ce l'ha a scalpello, quindi affilato solo da un lato e poi vabbè, il disegno della segretatura. Fatta questa premessa sui tipi principali di filo, quando vai ad affilare con una grana un po' più grossa, quindi non stai puntando a fare il classico filo rasoio e finirlo con la coramella e finché ce n'è, cosa succede? Che la lama vista di fianco, ok? Questa facciamo conto che è la lama, va bene? Questa qui è la parte piatta della lama. Ok, quindi quando tu usi una grana che non è finissima, si va a creare una micro seghettatura sulla punta, che rappresentiamo capronamente così, però non solo sulla punta, anche sui fianchi. Restano, adesso ho visto molto in grande, questa roba qua in realtà si riduce nel primo millimetro più o meno. Comunque restano anche i fianchi striati, quindi fa una specie di effetto sega nel microscopico, per cui non sarà un filo rasoio che tagli i peli, che non è vero perché i peli li tagli lo stesso, ma non con quella sensazione che hai con un rasoio, però sarà molto più durevole nel tempo, perché indichiamolo con Ranger Grip che ci voglio spaccioccare, perché qua anche quando tu hai spianato questa micro seghettatura che si crea sulla punta, comunque i fianchi sono molto abrasivi perché ce l'hanno anche loro questi graffi che poi diventano, ok? Bene, quindi questa era la prima considerazione del perché ho scelto una pietra banalissima come questa. Tra l'altro costa poco, costerà 3 euro comprarla e ce ne fai praticamente 3, perché se la rompi apposta, io adesso perché ce l'avevo per casa che girava. Considerazione importante per affilare i coltelli a serramanico: non tutte le lame sono uguali. Questa va affilata tutta. Adesso metto sul fondo bianco sperando che si veda. Perché? A cominciare da subito praticamente c'è il filo fatto, non ha un qualcosa per appoggiare quando è chiuso. Questa lama va direttamente con la parte affilata nel legno. Quest'altro tipo di lame, invece, come potete vedere, c'è la parte affilata e poi c'è questa parte più larga che, per chi non ci avesse ancora pensato, a che cosa serve? È lo stop di quando la chiudi. Perché altrimenti se vai a battere sul filo, qua non è legno, rovini il filo. Quindi quando la chiudi è lei che fa il fermo e lo fa qui. E la controprova perché al Victorinox ce l'ha semplicemente premendo la lama, vedete che la lama può rientrare un po'. Può rientrare anche questa. Vedete, questa è più evidente. Cosa succede? Che se tu premi la lama qua, adesso io la premo qua, ribalto, se tu premi la lama a questa profondità qua sentirai la molla qui, che è quella che ne fa fare lo scatto, che si muove. È perché tu stai facendo una leva e spingendo questa zona qui sulla sua battuta. Allora qua viene naturale affilare solo la parte affilata e lasciare intatto questo.
La considerazione importante che volevo fare sul Ranger Grip 78 e affini è che questo coltello, quando è aperto, se vai a guardare bene, ti frega e ti sembra che puoi allungare anche un po' la filatura. Invece no, devi fare attenzione perché è più stretta, ma la zona che fa battuta c'è anche su questo coltello, quindi occhio. Ok? Poi, adesso vediamo un attimino. Un'altra cosa, questo coltello qua è un coltello che taglia ma nella direzione sbagliata, nel senso che taglia così. Perché? Cos'è successo? Sotto le feste è stato usato sui piatti, quindi o hai un profilo seghettato e allora toccano solo le punte e nel mezzo degli archi non si smola praticamente mai col cibo, ma se invece hai un tipo di filo diritto come questo, quando vai ad usarlo per mangiare sopra dei piatti porcellana o quando devi tagliare per esempio, che ne so, in una teglia, al di là che poi righi la teglia, però quando devi fare queste cose qua, non è che puoi farle, vediamo un po', facciamo finta che il piano è questo, non è che puoi andare a tagliare così e sfregare, perché cosa succede? Che tu, il piatto di porcellana non è abrasivo, quindi non è che ti porta via il materiale, però te lo piega da una parte e te ne accorgi perché? Perché io adesso provo a tirare, vedete che scatta e vuole andare via, se io faccio la stessa cosa dall'altra parte. Adesso devo cercare il punto. Eccolo qua. Non so se è stato apprezzabile il fatto che prima tiro, poi arrivo ad agganciarmi sulla bavetta girata e poi scatta di nuovo, cosa che invece non riesco a fare da questa parte. Quindi con questo semplice metodo riesci a capire che hai la lama girata distorta. Il filo in realtà non è perso. Allora, per non sprecare la lama, come si può fare? Si può fare che una volta individuata la direzione, vedete? Ok, una volta che sai la direzione, cosa fai? Gli dai solo nel senso a raddrizzarla. Quindi su questo lato inizialmente non vai a spinta, vai in modo da ritirarlo un po' indietro. Non è una cosa bellissima, il materiale comunque si incrudisce, ma che te frega, se è sulla punta del filo che sia un pelo più crudo ne aumenta la durezza. Poi magari si sbecca, però tanto nelle varie riaffilate, cioè uno o ha la pretesa di tagliare un foglio di carta tutto bello pulito come fosse un rasoio, allora a quel punto non fai una filatura sul campo con un avanzo di pietra come questo, ma anche lì lo fai bene. Vediamo, vedete che adesso non taglia il coltello perché proviamo a dare qualche colpo a raddrizzare il filo. Questo andrebbe usato in acqua, tra l'altro. Ecco, poi adesso qua invece andiamo a tirare. Qua c'è ancora. Proviamo a vedere se è già servito a migliorare un pelo la situazione. Ecco, già come vedete questi pochi colpi, però ci sono ancora degli impuntamenti, ma io non sono molto pignolo sugli impuntamenti, per come la vedo io, una lama deve tagliare in modo mediamente tagliare un po' da tutte le parti. Poi però non mi va di fossilizzarmi su, deve essere perfetta in ogni dove, perché se ogni volta che tu riaffili un coltello deve essere perfetto in ogni dove, non ci siamo, cioè la lama te la mangi in un 2x3. Ancora di più su coltelli come questo, che questa è una critica che vorrei fare alla Vittorino, mettigliela un po' di ciccia su sta lama, porca miseria. Ok che la punta è sempre a punta, però subito vicino a dove finisce il fianco del filo, cioè non c'è metallo. Però questa è una piccola critica. Comunque sia, facendo attenzione a non rovinare la zona d'appoggio, adesso posso anche dare all'indentro perché di sicuro la lama si è girata. Andiamo un po' a vedere. Ah, ecco. Perché questo qua frega, perché se vai a provare a innescare lì dove c'è il piede non è già molto migliorato. Prendiamo qualcosa. Purtroppo qua c'è anche un po' di umidità, quindi i fogli essendo un pelo umidi. Allora, qui ancora non va, qua non va. Vedete che vuole strappare, che caso strano è dove cominciava la parte rivoltata. Però come dicevo, io adesso ci sono ancora qualche colpettino leggero. Poi un altro trucco è che se tu vuoi rifinire un pelo meglio la parte, puoi anche fare così. Cioè, ragazzi, spazio alla fantasia quando affini un coltello. Ci sono tutte le varie teorie, tutto quello che vuoi. Poi però uno sceglie il suo modo
e se lo tiene caldo. Quindi, stando leggero, quella seghettatura di cui parlavo prima non andrà a copiare quanto è grossa la grana, ma sarà leggermente ridotta perché tu non metti pressione in quello che fai. Oltre più che è anche utile perché, visto che già non stiamo usando acqua, no? Quindi io per me, per quello che serve a me sul campo, adesso è già riaffilato e non sto molto lì a menargliela. Di sicuro se taglio del cibo è più che soddisfacente come capacità di taglio. Quando sono fuori non mi frega che possa riuscire, ecco, però vedete come è già migliorata. A volte basta solo qualche colpettino. Già ci siamo. Sentite però, quelli un po' più pratici sentiranno dal rumore che non è un taglio di un filo di quelli di quando fai il filo bene, è un taglio che raspa. Perché? Perché c'è questa micro seghettatura che però vi assicuro lo fa durare molto di più. Bene, proviamo a martoriare ancora una volta un pezzo di carta cercando di migliorare un po'. Ecco, io adesso qua sento che qua raspa parecchio. Scusatemi. Complice anche l'umidità, però se vogliamo fare una qualche altra prova, vedete con quale facilità taglio. La carta purtroppo è umida. Scusatemi, probabilmente ho preso un po' di Covid. Ciao ragazzi.